Bella a tutti ragazzi, qua è King Blazers che vi parla e oggi sono qui con il capitolo 6 di Mafia 2, che come vediamo già si chiama Tempo speso bene, perché adesso vedrete che cosa succederà. Seguitevelo. Questo filmato intermezzo. Vita Scaletta, eh? Sì, che vuole? È in arresto per la distribuzione illegale di buoni federali di grazie all'America. Lei viene con noi. Arrestato, Uno dei benzinai era un informatore. Comunque basta Lui fare fece il mio nome e costrinse il mamma a cretino. dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non gliel'avrei certo detto. Comunque ragazzi, mi sa che devo stoppare. Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Stavo dicendo, mi sa che devo stoppare il video perché ci sono tipo tre video di seguito. Adesso vediamo un attimo. La merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i Trovo il suo federali avessero crimine saputo ancora delle più mie semplice, altre attività. considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. Un atto? La cui gravità lei, signor Scaletta? Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Dovrebbe ben Era una causa persa dall'inizio. 3 mesi più tardi mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Aia. Scaletta. Per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale. Porca merda. 10 anni. Addirittura. Ecco qua, arrivano al penitenziario. Ma forse posso anche farli vedere tutti i video, perché sono a spezzoni. Quindi questa è la missione che mi è piaciuta, il capitolo che mi è piaciuto di più, perché sei in penitenziario, picchi la gente, bellissimo. Spiritoso, deficiente di merda. La prigione federale, ladri, assassini, pedofili, tutti qui. Il peggio del peggio. Va bene, tutti in linea, signori. Seguitemi in fila. E niente stronzate o peggio per voi. Adesso devo camminare. Sei una merda. Ah, è un filmato. Vabbè, sì, li conducono dentro il penitenziario. Vedete? E ci sono anche poliziotti corrotti dentro questo penitenziario, Fermatevi lì e giratevi a destra. che infatti lo vogliono fare fuori a Vito. Altra destra. Ascoltate Deficiente bene, quello. stronzi. Oh, calmi. Sono il capitano Terrence Stone e questa è la mia prigione. Comando io invece. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri No, perché umani, sei un là ciccione. fuori. Non illudetevi. Ti do un pugno Adesso il in tuo vostro occhio e ti culo mi spacco la appartiene testa. e farete quello che dico, oppure ve ne pentirete. Rompetemi i coglioni e io Mino. romperò i vostri per tutto il giorno. Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo. Il Ve cervello. l'assicuro. Ok, coglioni. Oh. Ora vi libereremo, giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi. Adesso li rasano. Benvenute dal parrucchiere, signorine. Diventerete un vero schianto. Ehi, anche io? Ma se non ho neanche un capello. Chiudi il becco, cazzone. Ok, adesso incominciamo a giocare invece nel penitenziario, senza più video. Ok, andiamo. Ok. Ehi, testa di merda. Fai quello che ti si dice. Miseria, che poliziotti del cavolo. Sembriamo molto più assassini con questi capelli sdruggianti, malandrini, signorini, malandrini, vada. Ascolta, bel faccino. Se non fai quello che ti viene detto, ti buttiamo nel buco. Sì? Dai, vienimelo a dire.
dai. Stai cercando di farmi incazzare? Posso prenderti a calci 7 giorni su 7. E io ti sparo in testa invece. Wow, guardate, sembra il boss dei boss. Grande Vito. Johnny! Johnny! Ma vai a cagare, ti meno. E fai gesti. Sento il tuo odore, piccino. Ed è proprio buono. Pure i froci, occhi, drento ch'io. Pure i froci. Spegnere le luci! E non fate casino, teste di cazzo, se ci tenete alla pelle. Dormiamo. Quella sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscio. Avrei preferito evitare pallotte lì in Europa. 3 giorni dopo. Dopo 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. Ed eccoci nel cortile. Trova Leo Galante, parliamo un po' in giro perché non mi ricordo. Ehi, sto cercando uno che si chiama Leo Galante, sai dove posso trovarlo? Ehi amico, sparisci. Scusa, sai dove è Leo Galante? Lasciami in pace, cazzo! Ma vai a cagare, oh! Che culo! Sto cercando Leo Galante. Sparisci, stronzo! Sto cercando Leo Galante. Togliti da qui, subito! Ok, ho capito che sono tutti ignoranti, ma lo cerco io. 176, cazzo! Non ascoltare queste teste di cazzo, ce la farai, te lo dico io. Devo sopravvivere altri troppo più sandwich che non hai. Ma le braccia, eh? Ehi, proviamo. Devo parlare con Leo Galante, dici come. Diavolo bianco, non ha niente di buono da dire. Vai via. Un pazzo. Ma che è? Ma che è? Oh! Comunque chiediamo agli ultimi. Non sembrano molto amichevoli. Dove merda è però? Ah ecco, bastava andare di qua. Io ti conosco. Oh merda. Sei l'italiano che era con Barbaro nella gioielleria. Sono in questo buco di merda per colpa tua. Sei finito dentro perché sei uno stupido pazzo. No, mi vuole picchiare, non c'è il boost. Mamma aveva ragione. Dio esiste e ti ha mandato qui, bastardo italiano. Così posso fartela pagare con gli interessi. Convinto. Ah, ecco, forse quello è Leo Galante. Pare interessante. Sì, è lui. Vuoi fare una scommessa? Ti spacco il culo, mangia spaghetti. Aia. Tu e il tuo amichetto Barbaro siete morti. Combattete! Prendilo! È più facile di quella volta che ho infilato. Spaccagli i denti! Aia, me ne sto prendendo. I finocchietti come te. Hai mangiato finocchi a colazione. Il culo, O'Neill! Uccidilo, O'Neill! Vai, dai. Fracassagli la testa. Già, spaccagli quel culo italiano. Combattete! Prendilo! Spaccagli i denti. Aia, è difficile non schivare colpi, non prendere colpi con questo. Molto più agile. Uccidilo, O'Neill! Spaccagli il culo, O'Neill! Fracassagli la testa! Già, spaccagli quel culo italiano! Indietro! Capito? Okay, basta così, smettetelo! Fuori di qui! Finirete tutte e due nel buco! Cos'è sto buco poi? Ma che è? Ti daremo un po' di tempo per riflettere su quello che hai fatto. Guardate che poliziotti, oh. Dick. Chi c'è scritto? LOL. Vuol dire cat. Meglio che non lo dica.
Comunque cella di isolamento. Testa, ma io rimasi in piedi. E credetemi, quando sei dentro, questo conta molto più di quanto si possa immaginare. Due giorni dopo, quindi sono già 5 giorni. Quanto a lungo intende tenerlo qui? Finché non avrà imparato la lezione. Credo che le cose cambieranno. Può combattere? Dovrebbe. I ragazzi non l'hanno pestato troppo duro dopo la rissa in cortile. Bene, ecco qui, aprire. Allora questo è Leo Galante, quello coi capelli bianchi. Sorridi, Scaletta. C'è una visita per te. Sono Leo Galante. Eccolo. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Sì, ecco. Mi manda uno dei ragazzi di Don Clemente. Dice che lei può aiutarmi. Fanculo, Clemente. Io non do protezione alla sua gente qui dentro. Ma ho visto che hai fatto all'irlandese che ce l'ha con te, O'Neill. Potresti essermi utile. Vieni con me, ragazzo. Ora ascoltate, gente. Questo è Vito. Ci potrà dare una mano. Pepe deve affrontare un bell'incontro con O'Neill. Ha bisogno di allenarsi. E da quanto ho visto in cortile, credo che sei la persona più adatta. Tu ci aiuterai, ragazzo. In cambio sarai sotto la mia protezione. E chissà, magari finisce che impari due o tre cosette. Un'offerta da non rifiutare, vero? Non mi pare di avertelo chiesto. Bene, ragazzi. Adesso si va in scena. Ok, praticamente se noi riusciamo a fare queste cose... Ok, oggi imparerai a contrattaccare. Vito, voglio che tu colpisca Pepe. Cerca di spaccargli la mascella. Pepe, tu eviterai il colpo come ti ho fatto vedere e sfrutterai l'occasione per tirargli un pugno. Bene, ragazzi. Praticamente iniziamo. Ci aiuterà. E bravo a Pepe. E che dice, la butta a terra quel mascellone. Minchia che colpo. Bravo. Ehi, è un allenamento o un addestramento? Cambio di programma, amico mio. Il ragazzo è un fenomeno. Quindi ora passeremo al contrattacco. Bene, Vito. Vediamo se riesci a rifarlo. Questo è un colpo che fa sempre comodo. Molti nemmeno lo vedono arrivare. E Pepe qui è... lui non conta. Niente male. Ah, quello faceva male. Bene, ragazzo. Bravo. Fammene anche due. Ottimo, Vito. Piano! Ce l'hai fatta. Impari in fretta, eh? Bene, gente. Per oggi basta così. Ottimo lavoro. Ok. Allora, Vito, quanto ti sei avvicinato a Clemente? Non l'ho mai incontrato. Ho sempre avuto a che fare con Enrico Masino o Luca Gurino. Beh, non ci posso credere. Quell'idiota di Gurino è ancora vivo. Che accordo avevi con loro? Abbiamo fatto dei lavoretti per loro. Luca voleva farci entrare nella famiglia per 5 testoni. Cosa? Tipico di Alberto. È sempre stato un bastardo disonesto. Per caso è più del solito? Già, tipo 5 testoni più del solito. Non devi pagare per entrare, Vito. Ti fanno entrare nella famiglia quando provi di essere leale, di guadagnare e di sapere gestire... beh, sai, la vita. In ogni caso, è un'informazione interessante. Vabbè, adesso parlano per decenni, quindi salto. Ok. Conosci altra gente o esci dalla palestra? Vabbè, ragazzi, io vi lascio qui. Andiamo, fammene altre 20. Vabbè, io vi lascio qui. Porca merda, sono al telefono. Per questa prima parte del capitolo 6 è tutto. Da King Blazers è tutto. Ciao a tutti. Bella, ragazzi.